Il mio vicino di casa mi ha detto che devo mettere il pulitore. Mi dai il pesce che mangia la cacca degli altri pesci? Dammi due o tre pulitori che devo andare in ferie così non c'è bisogno di cambiare l'acqua. Mi è morto il pulitore. Cosa gli davate da mangiare? Niente. Ho l'acquario sporco, mi serve il pulitore. Queste sono solo alcune frasi che mi vengono dette quotidianamente dai miei clienti. Se vi va di approfondire e di sfatare qualche luogo comune sui pesci pulitori, restate con me. Sigla. Chiariamo subito un punto. Il pulitore non esiste. Se hai l'acquario sporco, te lo devi pulire da te. Vengono definiti pulitori di fondo tutti quei pesci dotati di barbigli che grufolano continuamente sul fondo. Questo adattamento etologico viene sfruttato dagli acquariofili per rimuovere il mangime in eccesso dal substrato. E già questo è un concetto sbagliato. Punto 1, il cibo non dovrebbe avanzare. Punto 2, il pasto di un animale non dovrebbe essere affidato alla sorte. Alcuni di questi poi necessitano di sabbia fine. Capita infatti che la ghiaia grossolana ferisca la bocca del pesce e da lì si svilupperanno delle infezioni che porteranno in breve tempo alla morte dell'animale. Tra i pulitori di fondo più gettonati possiamo elencare i Corydoras. Ce ne sono decine di sottospecie, provengono tutte dal Sud America, necessitano di un'acqua tenera e di un pH acido. Vanno inseriti in gruppi di almeno 5 o 6 esemplari, beneficiano infatti della compagnia dei loro simili e necessitano di un cibo proteico. Dianema e Megalechis. Sudamericani come i Corydoras condividono le stesse esigenze ma diventano più grandi. Come i Corydoras hanno la capacità di assorbire ossigeno dall'aria atmosferica. Li vedremo di tanto in tanto salire su per prendere una boccata d'aria. Platidoras e Agamixis. Pessimo carattere, fame insaziabile, abitudini notturni. Brutti, sporchi, cattivi, sanno anche ringhiare. Io li adoro. Naturalmente se ne sconsiglia la convivenza con pesci di piccola taglia che verrebbero in breve ripuliti. Pangeo, piccoli pesci serpentiformi provenienti dal sud-est asiatico. Notturni e anche loro di banco necessitano di sabbia fine e di nascondigli. Sinodontis, bellissimi pesci gatto provenienti dall'Africa. Si trovano spesso nei negozi esemplari piccoli e molto carini. Alcune specie però crescono anche fino a 60 cm e hanno la bella abitudine di mangiare i pesci più piccoli e strappare gli occhi a quelli più grandi. Belli in una vasca Malawi. Tra i pulitori di vetro più gettonati possiamo trovare Ancistrus e tutti i loricaridi. Ne esistono circa 800 specie originarie del Sud America e sono stati introdotti dall'uomo in varie parti del mondo. A parte gli Ancistrus, le Pecolzia e pochi altri, tutti raggiungono dimensioni considerevoli che li rendono inadatti alla maggior parte degli acquari in commercio. Con la loro bocca avventosa raschiano incessantemente il vetro e gli arredi, limitando la proliferazione delle alghe. Ma è fondamentale integrare la loro dieta con delle tabs vegetali, zucchine e verdure sbollentate. Per regolare il loro intestino è fondamentale la lignina, sarà quindi necessaria la presenza in vasca di radici. Possono scavare e rovinare le piante. Girinochelius e Crossochelius. Entrambi provenienti dall'Asia sono ottimi mangiatori di alghe. Il Crossochelius in particolare ha una predilezione per le alghe filamentose. Il Girinochelius ama anche la mucosa, tenetelo presente quando troverete dei pesci scorticati. Sono entrambi pesci di gruppo e raggiungono grandi dimensioni. Il genere Garra racchiude diverse sottospecie diffuse sia in Africa che in Asia. Divenuto famoso per l'ittioterapia e il fish pedicure, viene sovente ospitato in acquario vista la sua abitudine di scartavetrare qualunque cosa. Amano le correnti forti e l'acqua ossigenata, tenetelo presente prima di acquistarlo. Otocinclus, piccoli, carini, quasi certamente di cattura, molto delicati. Documentatevi bene su quelle che sono le loro esigenze prima di acquistarli. Mangia lumache. Vengono così etichettati tutti i pesci del genere Botia, visto la loro abitudine di nutrirsi di chiocciole. Ho già affrontato il problema chiocciole in un altro video e penso di non dover aggiungere altro. Lo inserirò tra i suggerimenti finali. Il mio consiglio è quello di acquistare animali se vi piacciono e se potete garantirgli una lunga e dignitosa esistenza. E non sperate che un animale possa risolvere dei problemi. Vi ringrazio per la visualizzazione, come sempre vi invito a iscrivervi al canale, ci vediamo venerdì prossimo alle 13 con un altro video. E per finire un piccolo consiglio,
Gli unici veri pulitori in commercio sono questo e questo.